Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo nei giardini del Centro Studi Euliano. Questa sera si presenta il volume Toivoa della scrittrice Daniela Iannuzzi, che è qui con noi insieme al capo area del comune di Lipari, Tilde Paino, e all'assessore alla cultura Fabiola Centorrino. Allora, parliamo subito in anteprima di questo volume. Una storia direi anche toccante. Sì, infatti, allora, è una storia principalmente per ragazzi, nasce come un romanzo di fantasia, come un viaggio dentro un mondo fantastico che è appunto il mondo di Toivoa. In realtà è un viaggio introspettivo dentro se stessi che la protagonista compie per riuscire a uscire da un periodo abbastanza pesante della sua vita, e perché ha avuto purtroppo un incidente che l'ha costretta sulla sedia a rotelle, e quindi da adolescente ovviamente rifiuta categoricamente questa nuova sua situazione, e il viaggio in questo libro fantastico l'aiuterà a superare questa sua difficoltà. Quindi è un libro che è rivolto principalmente ai ragazzi, ma anche agli adulti, e comunque è un aiuto a qualsiasi persona che abbia un momento di sconforto o di difficoltà. Quindi a me piace pensare di poter dare una mano ad alleggerire un po' quello che è il fardello di un brutto periodo, di un incidente, di una brutta condizione. Si può dire l'importanza di un libro? Speriamo di sì. Mi piace pensare che sia così, sì. Dottoressa Paino, Eolie, terra di grandi viaggiatori, ma potremmo dire anche terra di grandi scrittori. Mi pare che ogni anno il Centro Studi dimostri chiaramente come questo è vero. Abbiamo tanti autori, anche giovani, che ogni anno presentano le loro storie, i loro racconti, romanzi, testi anche di ricerca storica o di poesia, come domani appunto con Davide Cortese. Stasera siamo qua con Daniela Iannuzzi, è il primo libro di Daniela che io presento, sono molto contenta di fare questa esperienza e spero che ce ne siano altri tra breve. Anzi, lo scorso inverno abbiamo fatto una presentazione in biblioteca, però non ero io che presentavo il libro, quindi sono qui questa sera in una nuova veste. Però si ripeterà, no, l'esperienza? Sì, sicuramente, sì. Certo. Bene, assessore, immagino che è d'accordo su tutta la linea. Sì, assolutamente. Io intanto ringrazio Daniela per avermi dato questa opportunità. Come diceva lei, direttore, l'importanza di un libro, sì, è vero. Ho avuto modo di leggerlo, l'ho letto tutto ad un fiato questo fine settimana e devo dire che mi ci sono rivista molto, è vero. È un libro non solo per ragazzi, ma per tutti. È un libro che colpisce e che fa riflettere molto. E soprattutto credo che sia un messaggio di speranza, specialmente per i nostri giovani in quest'epoca che purtroppo di speranza ne regala ben poca. E qui fra l'altro si parla anche di un caso di disabilità, per cui in un'isola insomma che di problemi ne ha. Sì, i problemi non mancano mai, non solo in quest'isola, un po' dappertutto. Attraverso il tema della disabilità, quindi con molta sensibilità, Daniela è riuscita a far emergere un problema, diciamo, che accomuna un po' tutti gli esseri umani. La disabilità, ho capito il riferimento, sì, sull'isola abbiamo diversi disabili, molti disabili, e per quello che possiamo, con le sempre più, diciamo, scarse risorse che abbiamo a disposizione, riusciamo, penso, a garantire un sostegno, diciamo, a 360 gradi, ma comunque ad alleviare i disagi dei nostri disabili. Bene, Daniela, prima di concludere, se è possibile, a proposito di disabilità, in dono questo volume ai fratelli Biviano, che loro con la loro forza vanno avanti, però questo libro può avere molto una certa valenza. Molto volentieri, senz'altro. Te ne siamo davvero grati. Bene, ringraziamo Daniela Iannuzzi, grazie anche a Tilde Paino e a Fabiola Centorrino, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e al paparazzo Mario Marturano. Eccolo inquadrato. Arrivederci a tutti voi.